Oh. Ciao, come stai? Bene, tu? Bene, sono appena sveglio, ma va bene. Un po' che non ci vediamo, eh? Dai. Sono pronto col gioco? Sì, Ci volentieri. sei? Ci sono. Allora, di recente, recentissimo, il 26 di marzo, hai lanciato insomma il tuo nuovo disco, Canzoni Rubate. Ti chiediamo un oggetto che hai rubato o preso in prestito e che non hai mai restituito. Allora, il ricordo che ho che ho preso in prestito da un mio amico fotografo, nomi perché non vorrei che mai si ricordasse di questo episodio, e una chitarra che è una Telecaster che lui usava per fotografare, era tenuta malissimo in questa casa, quindi manico storto e tutto, e io gli ho detto no, ma non puoi tenere così male una chitarra, ma infatti l'avevo presa per fare delle foto, poi non l'ho più usata. Io gliel'ho dicendogli guarda, te la metto a posto, in realtà gliel'ho messa tutta a posto, e la chitarra ce l'ho ancora io. Ogni tanto lo incontro e lui mi fa, ma tienila! Stavamo parlando appunto del tuo nuovo disco, Canzoni Rubate, e la maggior parte dei brani scelti sono risalenti soprattutto al decennio tra fine anni 70 e fine anni 80, con un occhio di riguardo verso la scena progressive. Hai fatto una selezione anche molto legata ai ricordi, a un senso di appartenenza alla città, a Bologna. Quindi vorremmo chiederti un oggetto del tuo passato di cui non riesci a liberarti. Ah, il chiodo è un giubbotto che è legato alla mia adolescenza, nel senso che proprio in quel periodo mi piaceva la musica rock, ho iniziato ad avvicinarmi alla musica rock e l'immagine di quella musica rock era, in quel periodo era il punk e quindi o il post-punk subito dopo, e l'immagine del chiodo è ancora per me molto importante, ce l'ho ancora, lo uso ancora anche Lo su stesso di foto in... allora? Lo Come? stesso di allora? No, no, è stato cambiato, però è assolutamente uguale, anzi, è l'originale. L'ultimo che ho ancora, che custodisco molto bene, gelosamente, l'ho comprato in Giappone, a Tokyo, 7-8 anni fa, ed è l'originale Scott, si chiama OnStar perché addirittura ha la stelletta come quello di Marlon Brando del film Il Selvaggio. Wow, ce l'hai Come mai? Devo vederlo. vuoi vederlo? Sì. Sì, te lo porto. Guarda, questo è il giubbotto, vedi la stellina? Sì, no, meraviglioso. E poi qui non c'ha. E nel colletto non ha la borchia che di solito hanno ed è il classico, è molto bello, eh? È molto, molto bello. Poi c'ha Senti. una taschina qui, vedi? Noi ti associamo proprio al chiodo, cioè quando pensiamo a te ti immaginiamo col chiodo, quindi cioè, non avevamo dubbi Ah su questo. sì, eh? Sì. Beh, Silvia, tu mi hai visto d'estate che ero in maglietta, però. Sì, però questa mattina ci siamo chieste io e Beatrice, chissà come sarà vestito Fede, e ci siamo detti, secondo noi ha il chiodo. Allora, aspetta qua, scusa, eh. Adesso, allora, facciamo così. Wow, perfetto! Alla Fonti, col colletto su. Comunque, Fede, ma è tenuto benissimo, cioè se ci hai detto che ha 7 anni? No, è tenuto bene, ma sai che è uno scotto originale, sono di pelle dura. Quando l'ho preso sembrava di avere un busto, era proprio tutto rigido. Ora a più di 7 anni lo metto spessissimo. Cioè, è da esposizione, pezzo vintage. No, è molto bello, ma per trovare questo io ho fatto salti mortali, eh. Senti, ma sei andato in Giappone? Insomma, ci racconti un po' che questo viaggio, come mai Allora, io sbaglio? sono andato in Giappone perché eravamo in tournée, noi abbiamo fatto una tournée mondiale qualche anno, adesso io sulle date faccio un po' fatica. Comunque, un po' di tempo fa abbiamo fatto due tappe molto importanti, una tutta la parte americana e l'altra invece sudamericana, australiana e Giappone. E siamo stati via
un paio di mesi, quindi un bel po'. Tournée con Ligabue sto parlando, in piccoli posti tipo Tokyo, un posto da 300-400 persone, ma tipo in America anche da 3.000, in Sud America pure, e in Argentina. Quindi un'esperienza molto bella, durata molto, dove io sono abbastanza abituato a suonare in situazioni anche un po' precarie. Ecco lì, non era il Ligabue classico, quindi una situazione più da club. Però è stata un'esperienza molto bella, soprattutto l'idea era quella di poter stare nei luoghi un bel po'. Quindi abbiamo avuto modo di visitarli molto bene. Ti parlo anche una decina di giorni in Australia, quindi per fare comunque due concerti. E diciamo che era una sorta di vacanza. Beh, insomma, adesso che ci hai fatte sognare parlando di viaggi, volevo parlare invece di lockdown, perché hai 7 brani strumentali, tu li hai composti durante il lockdown, insomma, dell'anno Esatto. scorso. Ecco, un oggetto che non sopporti più di vedere in casa. Un oggetto che non sopporta, ce n'è più di uno. No, è una casa questa che è stata, prima del lockdown, è stata rimessa in ordine, nel senso che era già stata ristrutturata, ma abbiamo fatto un upgrade. Ma prima del lockdown, quindi è una casa che aveva bisogno invece di essere sistemata. E ho capito che questa casa funziona molto bene quando è molto in ordine. Cioè, quando appunto, quindi per dire, il divano che in questo momento sto guardando è un bellissimo divano, ma è in mezzo alla sala, perché la sera guardiamo un film, ci avviciniamo alla TV col divano, ed è un divano che è massacrato, ecco. In questo momento, forse invece di uscire la sera, stiamo in casa e soprattutto nelle giornate belle come queste. E quindi una cosa che non sopporto più è proprio questo divano. Che se Sì, vuoi ti faccio vedere. certo. Scusa, è caduto. Lo vedi? Bello, è È enorme. molto bello. Ma è massacrato, come puoi vedere, vedi? Sia da questa parte che da questa. E poi, sai cos'è che te lo devo dire? Perché è una cosa che un po'. Il divano era il letto, nel senso che ultimamente, negli ultimi anni, ecco, del mio cane, che purtroppo è morto qualche settimana fa. E quindi io me lo immagino sempre lì, guardo lì e lui non c'è, e quindi un po' mi dà fastidio questa cosa. E quindi vorrei, capito, voltare pagina, ecco. Poi forse mi viene da dire ci avrà saltato sopra un po' anche la tua bimba. Un po', cioè, era il parco giochi quello, non solo le mie bimbe, ma tutte le bimbe che sono venute in casa, quindi le amichette delle mie figlie. Senti, ma come hai passato quel momento e come invece lo stai vivendo ora? Che comunque è una zona rossa, diciamo, un po' più morbida rispetto all'anno scorso. Allora, inizialmente l'ho vissuto con della paura perché non sapevo che cosa poteva succedere e quindi sono anche una persona che non sembra, ma sono abbastanza ansioso, soprattutto non per me, ma per le persone che sono intorno a me. E quindi mi ero un po' preso paura perché non avevo ben chiaro delle cose. In realtà mi sono lasciato un po' trasportare da questi flash mob dei primi giorni dell'anno scorso. E quindi ho pensato che era un momento di libertà, quindi un momento dove non solo per me, ma anche per il vicinato, o appunto i ragazzini che mi hanno coinvolto, che sono musicisti che sono qua in questa zona. E quindi invece di abbandonare e mollare e aspettare, quindi mettermi in una situazione d'attesa, ho sperimentato ancora di più. Quindi ho scritto dei brani, appunto, ho concluso Canzoni Rubate, ho portato avanti uno studio, se vuoi, del blues tradizionale di quando ero ragazzino, che avevo voglia di... Mi sono messo a lavorare, ho visto moltissime serie televisive in inglese, quindi diciamo ho fatto cose che non avrei fatto in un altro momento. In questo momento invece, anche se il lockdown è molto più morbido,
e mi sono un po' annoiato, nel senso che avrei bisogno che succedesse qualcosa, non solo per il mio lavoro, ma in generale anche per, adesso io prima ho parlato delle mie figlie, ma anche per loro, nel senso farle divertire, farle vedere, è giusto che loro vivano la loro vita in contatto con le altre persone, quindi la casa è un punto di riferimento chiaro, ma comunque hanno bisogno di interagire con altri. Secondo me è il momento che questa cosa o finisca o comunque si calmi da poter poi vivere in maniera più normale, ecco. Forse un po' mi viene da dire, no? Hai avuto una vita, una carriera veramente super intensa, forse è un po' la prima volta che ti ritrovi a fermarti così tanto. Sì, è vero, è vero. Però ti dico, a me è anche piaciuto, nel senso che ho cercato di vivermela bene. E qualcosa sono riuscito a fare quest'estate, tu lo sai perché sei venuta anche. E anche questo inverno ho fatto un po' di cose, quindi diciamo che non sono proprio fermo. Sono andata a Sanremo, ho avuto la fortuna di fare l'unica cosa che in Italia sono riuscita a fare, che è comunque questo spettacolo musicale. Quindi ho fatto comunque l'album di Ligabue, ho portato avanti il mio. Qualcosa sono riuscito sempre a rimediare, però sì, devo dirti che l'attesa, anche perché. La cosa che mi impaurisce di più è il fatto che non ho una grande prospettiva, capito? Non è una cosa che io dico a settembre si mette a posto e uno si trattiene ancora per un po', attende settembre. In realtà siamo ancora con le idee non chiare. Fede, prima di passare la parola a Beatrice per la prossima domanda, ti volevo chiedere a proposito di Sanremo se hai un aneddoto da raccontarci di questa esperienza. Sì, l'aneddoto è bella perché io sono arrivato il mercoledì e dovevo suonare il giovedì. Sono partito prestissimo alle 6 di mattina. Perché? Perché il protocollo RAI richiedeva un tampone. Io sono stato chiamato agli ultimi, quindi la settimana prima mi sono sentito col direttore artistico e con il direttore d'orchestra, con Annalisa, appunto la cantante, e la sua manager. E quindi e ho aspettato appunto il risultato del tampone, mi è arrivato mercoledì, martedì sera. Mercoledì mattina sono partito prestissimo, ho detto vado a Sanremo e comunque mi rilasso un po'. In realtà io sono rimasto chiuso in camera e l'unica persona che potevo vedere, le uniche due persone che potevo vedere era Annalisa e la truccatrice, e appunto per interagire col brano, perché eravamo blindati, quindi io ho passato dei giorni a essere qui, 3 giorni in realtà, perché sono partito il venerdì a Sanremo solo vedendo appunto Annalisa e la truccatrice, e Nonostante quindi i tamponi negativi, comunque eravate isolati. assolutamente isolati, non potevamo vedere neanche altri artisti che magari erano in hotel, si mangiava in camera, era molto rigido giustamente perché comunque venivi eliminato, e il tampone in più, oltre ad averlo fatto a Bologna, lo facevo tutte le mattine lì. Se dovevo andare all'Ariston, e mi è capitato di andarci 2 volte, ci sono andato con una macchina a parte, quindi non insieme, eravamo separati, molto rigido, quindi è stata una sorta di, vabbè, ho staccato la spina, ecco, però pensavo che ci fosse comunque un'atmosfera un po' più rilassata, in realtà era più rigida che appunto a Bologna, che eravamo in piena zona rossa. Suonare senza pubblico, che effetto ti ha fatto? Ma guarda, è stata una bella idea mettere invece che dietro l'orchestra, l'hanno messa davanti, quindi io ho suonato per l'orchestra, e le 80 persone che erano dell'orchestra erano davanti a me, io non ho sentito mancanza di pubblico, anche perché l'Ariston non sembra, ma è molto piccolo, quindi la quantità di gente non è una cosa che ti sconvolge, ecco. Tu sai che quell'occhiolino, che è quella telecamera, può arrivare a 20 milioni di visualizzazioni, quindi la tua ansia da prestazione viene proprio su quel fatto, da sempre. Beh, molto, molto bella, era molto bello anche il pensiero di poter suonare per la tua orchestra, perché normalmente sta dietro e si tende un po' a dimenticare magari tutte le persone, gli addetti ai No, lavori. anche perché il brano che ho suonato io, che questa la musica è finita di Lorella Vannoni, riarrangiata completamente, era una,
non tutti i musicisti suonavano, quindi io proprio mi ero focalizzato su alcune persone che erano lì che mi guardavano, ecco, e quindi ho suonato per loro. Quindi il mio pubblico l'ho trovato, non era importante quanto fosse, ecco. E di pubblico sicuramente ne avrai anche a casa, nel senso che suonerai anche per le tue piccole donne. E Sì, che mi odiano però, eh. No, come ti odiano, non mi ci odiano, credo. Allora, adesso vi racconto una cosa di questo giubbotto, perché prima ne abbiamo parlato con molta orgoglio. In realtà la mia figlia piccola, che si chiama Flora, una volta mi prese da parte dicendo: papà, quando mi vieni a prendere a scuola non metterti quel giubbotto lì che sei ridicolo. Ma poi è la cosa che gli dava, che il mio orgoglio è proprio la stellina, perché è proprio la stellina che non mi piace. Vale un po' di tempo che poi te lo ruba, comunque, tranquillo. Lo so. Mi fa sorridere questa cosa, perché io facevo lo stesso con mia madre, che quando andavo alle elementari aveva questo bomber di pelle lucida rosso, che lei si stimava tantissimo. E mi ricordo che io le chiedevo di togliere solo la curva prima di arrivare davanti a scuola, perché mi vergognavo, perché era troppo appariscente. Poi in realtà l'ho apprezzato nel tempo, però tutta questa, come posso Beh, dire... Beh, ti voglio vedere col bomber rosso, eh? Ce l'hai ancora? Basta solidarietà. Eh? No, infatti, cioè, massima solidarietà, penso che l'abbiamo fatto un po' tutti, e mi ritrovo adesso con mio figlio che si vergogna di me a sua volta quando mi vesto troppo da giovane, secondo lui. È uguale, io alla fine, ma tu sei giovane, io che non lo sono. Perché tu hai un figlio grande? 13. Ah, come mia figlia, come la più grande, appena fatti 13. Deve ancora farli, ne ha 12 e mezzo, per la seconda media. Però un 2008. Sì, è quell'età che cominciano a vergognarsi dei genitori. Sì, infatti. Lì ci sta. Come si vive da padre di una preadolescente di questi tempi? Raccontaci. Ecco, bella domanda. Devo dire che appunto Chloe è in una fase proprio che ha bisogno, la necessità proprio di prendersi delle responsabilità. E lo sta facendo naturalmente nel suo piccolo. Era partita molto bene già dalla prima media, quindi si faceva da mangiare da sola, tornava a casa da sola alle 2, vedeva le sue amiche, si era un po' organizzata fino a, appunto, prima del lockdown andava anche in centro con le amichette, con l'autobus, così. Adesso lo fa, l'accompagniamo naturalmente perché lei non ci sembra giusto che prenda l'autobus, nel senso, per poter poi andare a incontrare magari o il virus, capito? Quindi se riusciamo facciamo questa cosa, però lei ne ha proprio una necessità, quindi sta scalpitando e anche dei momenti di nervosismo che se capiamo, però è così da un momento all'altro. Credo un po' tutti. Esatto. Però lei in maniera particolare, proprio dei momenti, proprio delle lune strane. Allora, a questo proposito, ci fai vedere un oggetto regalato da una donna o una tua piccola donna a cui sei particolarmente affezionato? Un oggetto che mi ha regalato una donna, dici? Un oggetto che mi ha regalato una donna. Ma io non mi sono preparato delle cose, però ho fatto male forse. No, è bello così. Ti puoi portare in giro a vedere la casa anche. Ah, ok. Allora nel frattempo vi porto in giro e cerco di pensare. Cos'è che mi ha regalato una donna? Aspetta, no, un regalo. Ah, sì, ve lo faccio vedere. Mi è venuto in mente. La mia compagna, che si chiama Enrica, a mia insaputa, nel senso che sapeva che era una cosa che a me piaceva molto, mi ha regalato, sempre per mitizzare il rock, mi ha regalato questo orologio che è un Hamilton, ed è l'Hamilton che usava Elvis negli anni 50. Ed è tipico, è un rifacimento naturalmente originale, rifatto a quell'orologio. Allora, la cosa interessante è che lei, non so come abbia capito, vedete com'è particolarissimo?
In questo momento non lo sto usando, ma l'ho usato tantissimo. In realtà era fatto con un cinturino nero prima. Poi io ho preso proprio quello invece anni 60 e l'ho voluto riprodurre. Vedi, sono un maniaco del vintage. Infatti abbiamo sentito questa cosa. Ed Allora, è un orologio anche abbastanza costante, costoso. molto bello. Ma quindi da amante del Grazie. vintage Ti avrà. piace? Guarda che bella forma che ha. Grazie. Ah, è stupendo. Ecco, Avrei anche degli indirizzi a Bologna dove andare a scovare il vintage, se sei così appassionato. no, l'ho avuto per anni, ovvio. Il mio punto di riferimento era la Montagnola. Poi in Via Rialto fino a qualche anno fa c'era un negozio prima di arrivare in Via Santo Stefano sulla sinistra, non so se siete mai passati, e lui aveva cose molto belle selezionate ed era uno che mi chiamava: ho una cosa per te. E io come? E ho Come dire. preso più cose da lui. Il problema è che tutte le cose che ho preso da lui sono tutte meravigliose, ma sono quasi tutte anni 70 e io non so perché. In pochi anni ho preso dei chili, non mi stanno più, quindi le ho lì abbandonate. Vuoi vederle? Certo. Allora. Come sai, questo format che inauguriamo con te si chiama Niente di personale, quindi non ci vogliamo fare i Ok, fatti tuoi. allora questo è un completo che ho comprato da lui. Guardalo, questo beige qua, lo vedete? È molto bello, ha uno stile. Ne ho poi preso un altro, ma è nuovo. Ma questo qua è vintage ed è meraviglioso. E io ho usato, pure capito per l'immagine, per una tournée di Arrivederci Mosto con Ligabue. Se volete, andate a recuperare le foto. Avevo i capelli molto lunghi. In agosto, quindi per mantenere l'immagine, io ho fatto la tournée degli stadi di quel periodo. Con quel completo lì, con una camicia bianca, e dopo qualche brano ero completamente bagnato dietro di sudore perché era un caldo, però per mantenere il mio look e la mia immagine ho tenuto quello e mi stava bene. Ora non mi entra più, quindi Vabbè, ma dai, dovrò, adesso però è chiodo mi sta ancora. il lockdown. Adesso appena ci rimettiamo in moto, rientra Dai, tutto. esatto. Allora, tu sei cantautore, ma appunto anche chitarrista di Ligabue. Un Sì. oggetto che più di altri ti lega a Luciano o legato ai tanti tour che hai fatto con lui? Ok, ve lo faccio vedere. Ecco l'oggetto. Oddio. Il campero. No, allora devo dirti, mi sto divertendo perché sono cose che mi divertono, ma c'è una parodia che mi ha mandato un mio amico che è stata fatta credo sulla TV nazionale ed è l'idea del Camperos, che Camperos poi non è questo è il texano, però effettivamente quando io ho iniziato con Luciano, sia io che lui usavamo questi stivali. In realtà io le usavo anche con i Litfiba. Quindi nel 90 era proprio un po' una moda, no? C'era i rockettari di quel periodo usavano questi stivali a punta. E quando ho ripreso questo stivale, ho pensato a quel periodo. Non lo metto più, è ovvio, però è una cosa che mi ricorda quel momento. Molto bello. Federica, ti chiediamo un regalo, se hai Sì. voglia di farci un piccolo regalo, di suonarci un brano a tua scelta del nuovo album in acustico. In questo mondo che pare proprio ormai una palude, spunti fuori come un'anatra sull'acqua scivoli. Dimmi un po' che oggetto sei, sembri un giocattolo, ma il tuo martello dimmi dai dove lo tieni.
navi da guerra incrociano all'orizzonte e mille dubbi si ammassano nella mia mente che non sa. Dimmi se tu come me giochi con gli angeli, oppure anche tu sei in fondo un'assassina, con gli occhi impauriti, ingenui di bambina che non sa. Io vorrei proprio che tu mi assomigliassi un po', in questo grande immenso bisogno d'amore che ho. Una cosa così? Perfetto, grazie mille. Ti sentiva? Perché... Fede, prima di salutarci, ti voglio chiedere un'ultima cosa. Canzoni rubate, perché rubate, ma soprattutto rubate a chi? Beh, allora, essendo un album di cover, io ho rubato queste canzoni. Sai che quando rubi una cosa diventa un po' tua, no? Quindi io le ho rubate talmente bene che ho cercato di farle mie. In alcuni momenti, snaturandole completamente, quindi ci sono degli episodi all'interno dell'album dove fai fatica anche a riconoscere la versione originale. Naturalmente vengono valorizzati altri punti, secondo me, fondamentali della canzone. Un esempio è il Chiodo degli Schiantos, che è una canzone completamente diversa, che io ho riletto completamente, però, diciamo, nella mia versione ho cercato di mettere ancora più a fuoco le parole e la poesia che ha questa canzone, scritta appunto da Freak Anthony. E quindi io ho iniziato un po' per gioco all'inizio, cercando di un po' di divertirmi di fronte a questi omaggi che ho fatto. Poi dopo era proprio un po' in gara con me stesso, nel senso che ho detto devo superare la versione originale. Quindi ho fatto veramente un lavoro molto importante, anche che mi è servito poi per crescere ancora. Uno dice, ma che cazzo devi... In realtà per me è sempre uno stimolo. Come sai, io non guadagno niente sulle cover, quindi ho fatto un lavoro a gratis. Però mi sono trovato di fronte a degli artisti molto interessanti che ho approfondito poi col tempo. Quindi queste canzoni io le sento molto mie. E sono pronto a suonarle live in maniera come se fossero veramente mie, nel senso dall'inizio alla fine, sia nella parte vocale che nella parte musicale. Proprio ho fatto un lavoro grosso. E anche la scelta è stata una scelta molto pensata. Naturalmente io ho preso tanti brani, ho fatto una rosa molto grande, andando proprio a cercare di trovare un'identità su ognuno, un legame musicale, di composizione e soprattutto dei testi che sentivo ancora attuali. Speriamo, dai, insomma, di poterti sentire dal vivo quest'estate. Grazie, Fede, per essere stato con noi. Grazie. Grazie a voi.